Che cosa si aspettano i mercati finanziari dal nuovo governo? Che cosa aspettano le agenzie di rating? Negli ultimi giorni abbiamo visto Salvini e Di Maio che cercano di essere ragionevoli e cercano di essere moderati e a posto della polemica, gli insulti, gli attacchi, tutto il trambusto dell'estate sull'Europa, sullo spread, sui mercati finanziari, cominciamo a vedere in Salvini e Di Maio due che hanno capito che sarebbe un suicidio finanziario per un paese così altamente indebitato come l'Italia, con 2.400 miliardi di euro di debiti, di cercare di fare tutto in una volta. Quindi Salvini comincia a dire: va bene, spalmiamo tutto il nostro programma elettorale in modo che è pluriennale. Non facciamo tutto, facciamo un pochettino di quota 100 che costa pochi miliardi, facciamo un pochettino di reddito di cittadinanza che costa pochi miliardi, facciamo un pochettino della flat tax, semmai per quelli della partita IVA, e quindi questo è rassicurante ai mercati e fa scendere lo spread. Ma che cosa dicono i banchieri e i manager dei fondi? Dicono, come alcuni hanno detto a me, che aspettano in questa legge di bilancio una specie di minestrina populista, brodino populista, in cui si canta vittoria perché i politici saranno in grado di dire stiamo muovendoci, stiamo andando avanti verso il nostro programma, ma la realtà è che se non superano il 3%, se stanno addirittura al 2% o sotto, certo i mercati non saranno contenti perché stanno raddoppiando il deficit, stanno finanziando le cose senza copertura, e questo diventa debito, quindi non buono. Stanno disfacendo, vogliono disfare la legge Fornero, disfare il Jobs Act, e questo non piace ai mercati finanziari. Però si evita il peggio, perché invece di una situazione catastrofica è un po' più volatilità, aumento dello spread, forse qualche declassamento del debito italiano da qualche agenzia anche, ma non è la fine del mondo.